Signore e signori amici di Telegolfo, ben tornati al Pala Fabiani di Formia, dove sta per andare in scena la partitissima di questo campionato di Serie C Gold maschile. Il Formia ospita la capolista, il Grottaferrata, che arriva qui con un percorso di 7 vittorie e 2 sconfitte in trasferta. Sfida la squadra probabilmente migliore di questo campionato in casa, con 7 vittorie e una sola sconfitta tra le mura amiche. Il Metaforme, andiamo subito a dirvi quelle che sono le formazioni in campo, mentre io ho un fischio in cuffia che mi sta distruggendo un timpano. Formia con Di Rocco, Politori, Coronini, Rodriguez, Varga, Mannarelli, Porfido, Perez, Norbedo, Massaro e Meschino. Grottaferrata invece in campo con Temperini, Rossi, Conforto, Bistarelli, Ridolfi, Tretta, Garofolo, Spizzichini, Meschini e Brenda. L'allenatore della squadra ospite è il coach Stefano Busti, vice Matteo Apa. Chiaramente sulla panchina del Formia ci sono Giovanni Di Rocco ed Eugenio Politori. I due direttori di gara sono Remigio Bova di Roma e Alessandro Fornaro di Mentana. Primo possesso è per la squadra di casa, che subito prova ad offendere sul lato sinistro del vostro teleschermo, fermato però Colonini, che rimette palla nelle mani di Meschino, che va a segnare i primi due punti della partita. Inizia a far correre il tabellone il Formia, ed è fondamentale trovare punti nei primi minuti, dei primi secondi delle azioni. Dall'altra parte risponde male però la squadra ospite, allora Norbedo si catapulta all'altra parte in velocità e va a prendersi il fallo del numero 18, fallo di Gabriele Meschini. E Norbedo che andrà in lunetta per due tiri liberi. Di là di come andranno a finire queste due realizzazioni, Formia che ha iniziato col piede sull'acceleratore, non è passato ancora neanche un minuto. 4-0 per la squadra di casa, punteggio chiaramente destinato a lievitare nel corso dei secondi e dei minuti di questa partita. Da una parte e dall'altra, non aspettatevi Grottaferrata rimanga a zero ancora a lungo. La palla che ruota, gira nelle mani di Meschini, al rimbalzo ci arriva il numero 8, bloccato da Meschino, il tentativo di Ridolfi. E ancora Formia in attacco, Colonini, Norbedo. Bella palla scaricata per Perez, si trovano benissimo i giocatori di Di Rocco in questa prima fase di primo quarto. 8:36 sul cronometro, 6-0. Palleggio, arresto e tiro, primo ferro, rimbalzo corto recuperato dai giocatori in maglia bianca. Si va da Norbedo da solo, la palla che scheggia il ferro. Primo vero errore dalla parte del canestro di Grottaferrata per i ragazzi di Di Rocco, che adesso devono resistere all'ennesimo attacco. Fino a questo momento tutti in bianco, i tentativi così come questo, stoppato da Perez che sradica il pallone dalle mani di Ridolfi, concedendo solo una rimessa. Ruba palla Norbedo e se ne va da solo ad attaccare il ferro, tutto facile dopo una meravigliosa palla rubata. 8-0. Formia che prova a scappare già nei primi secondi del quarto. Coronini ci mette la mano e per un attimo non ruba un altro pallone, dando il 5 ai giocatori del Formia, che stanno interpretando la gara difensivamente in maniera perfetta, almeno fino a questo momento. Attenzione perché è rimasto bagnato a terra del parquet Ridolfi. Dentro, arriva il fischio del direttore di gara, cambio di possesso
e applausi di tutto il Pala Fabiani per il gioco offensivo e soprattutto difensivo del Formia in questo inizio di partita. 7:20 sul chilometro, 8-0 Formia. Cronini prova a pescare Perez, si deve mettere la mano Meschini. Perez per Norbedo, una mezza idea di tirare che non diventa intera, figuriamoci se si fa problemi Porfi dopo il rimbalzo e il tapin fallito da Perez. Ha iniziato a sbagliare in attacco la squadra di casa, questo può dare linfa all'attacco invece del Grottaferrata. Ridolfi alla fine deve tirare da tre senza ritmo, tiro sbagliato e il rimbalzo recuperato da Coronini. Meschino e poi tampona Tretta, ma il fallo è del giocatore con la maglia numero 10. Coronini, Norbedo, ancora una finta di tiro, poi si butta dentro e sbaglia completamente il passaggio per Porfido. Primi errori, primi accenni di errore per il Meta. In questo momento però, fino a questo momento, il Grottaferrata non è riuscito a capitalizzare e a tentare la rimonta. Garofolo da tre, Ferro il rimbalzo preso da Perez. Coronini, attenzione che c'è un altro contatto, l'arbitro vorrebbe fischiare ma non fischia, ho visto mettersi il fischietto in bocca ma non arrivare a sanzionare l'azione. Un altro errore dal perimetro, questa volta di Meschino. Grottaferrata che adesso sente l'urgenza di diminuire questo gap. Tretta, palla fuori, sbagliata, riesce con un miracolo Ridolfi a mantenere il possesso, la palla che gira finisce nell'angolo ma la tripla ancora una volta viene sputata via dal Ferro. Perez, Coronini, Norbedo per Perez che ha spazio, gli concedono chiaramente un tiro da tre che non arriverà probabilmente mai da Perez. Porfido si prende la separazione, sbaglia il tiro. Poi arriva il fallo, credo ancora di Tretta. Sì. Tretta che si va a sedere, tra le altre cose ha avuto anche la peggio nello scontro, ha anche commesso il fallo. Palla per il Meta. Perez, Norbedo, tende movimenti, arriva quello di Porfido che si deve girare, prova ancora un tiro difficile, ancora una volta il secondo Ferro sputa il pallone fuori. Meschini, Garofolo, Ridolfi fanno girare il pallone quelli del Grottaferrata, ma ancora una volta rischiano di perderla sull'attacco forte dei difensori formiani che recuperano palla al rimbalzo, polveri bagnatissime in questa seconda fase di primo quarto per entrambe le squadre, ma una vera e propria crisi quella della Grottaferrata mentre Perez mette fine al digiuno di canestri. 10-0. Sono 4 per Perez, 4 come quelli di Norbedo, 2 per Meschino. Mentre arriva il primo fallo anche per il Meta. 4:17 sul cronometro, 10-0 Meta Formia. Garofolo ancora una volta una cosa buona e una meno buona, alla fine riesce a scaricare
e arrivano i primi due punti del Grottaferrata, li mette a segno Brenda. Norbedo, Meschino, Coronini, si prende spazio, lascia Perez che poi sbaglia da sotto canestro quello che doveva essere una realizzazione semplice. Poi ci mette le mani Perez, non c'è fallo, presa palla e quindi rimessa con 17 secondi per il Grottaferrata. Garofolo che riceve adesso, palla nell'angolo e arrivano tre punti. Messi a segno da Rossi. 10-4. Prova a rispondere al fuoco con il fuoco. E questo fuoco è quello di Porfido, che quando arma la tripla spesso e volentieri la mette. Questo è uno di quei casi, attenzione se si innesca il 16, ne vediamo delle belle. Qui va a prendersi il fallo proprio di Porfido, numero 8 Ridolfi, e saranno due liberi per lui. Il primo entra con molte difficoltà. Secondo invece non ne vuole sapere. Grande sforzo, grande intensità del Formia per quasi tutto il primo quarto. Adesso la squadra di Rocco sembra aver bisogno di un momento per rifiatare. Ne può approfittare il Grottaferrata. Difatti Coronini qui sbaglia un cambio campo per Perez. Attacca quindi il Grottaferrata. Rossi parte, parla dietro la schiena, deve uscire di nuovo dall'arco, sbraccia nella lotta con Norbedo. Tiro cortissimo di Meschini che poi è fortunato perché il pallone gli torna tra le mani. 13 a 7. No, 13 a 8, vabbè, qualcosa che non mi trovo con il tabellone. Ed arriva il canestro con il fallo, segna Coronini, sono due punti più uno potenziale. E con Coronini il quintetto base del meta è andato tutto a segno. Sbaglia il libero supplementare però il numero 8 in maglia bianca. Sbagliato un canestro, forse un po' lezioso in questa circostanza Garofolo. Vedremo se pagherà con la moneta più pesante. No, perché va a commettere fallo, ma c'è comunque un giro ai liberi. Un gesto di stizza di Garofolo. Due su due in questa sessione di liberi per il meta. Sono due su tre per il numero 8. 17-7, ma
a levare dai guai il Grottaferrata ci pensa il numero 18 Meschini con questa tripla. Norbedo, palla fuori, attenzione al contropiede, Perez schianta il pallone contro il tabellone, stoppata di Perez e metta dall'altra parte. Palleggio, arresto, palla per Meschino, si gira, ci prova, tabellone, ferro e rimbalzo preso dalla Grottaferrata. Norbedo prova a metterci la mano, poi arriva il fallo di Coronini su Bistarelli. Mentre esce Norbedo per far entrare Mannarelli. Ridolfi, il tentativo non riuscito da Brenda, la palla però resta nelle mani dei giocatori del Grottaferrata. Nel lato più vicino alla nostra postazione, Rossi, arresto, tiro, secondo ferro, due uomini del Grottaferrata a rimbalzo, la toccano solo loro, il pallone esce. Palla per il meta, 13 secondi alla chiusura di questo primo quarto, 17-10, c'è il tempo per un ultimo assalto. Si muove Coronini, palla fuori per Porfido che tira sulla sirena, sbaglia il tiro eliminando ogni possibile contestazione e finisce così il primo quarto, 17-10 per il meta, grande partenza degli uomini di coach Di Rocco. Restate con noi perché tra poco tutte le emozioni del secondo quarto di Meta Formia Grottaferrata. Le squadre rientrano in campo per il secondo quarto, siamo sempre a Pala Fabiani, sempre Davide Guzzardi in cuffia e Tiziana Palombi alle riprese. Sta per iniziare il secondo quarto di Meta Formia Grottaferrata, si è chiuso 17-10 il primo quarto dopo una grande partenza dei padroni di casa. Per qualche attacco a vuoto ha consentito al Grottaferrata di rientrare in partita prima del gong, ma sono 17-10, sono 7 lunghezze frutto della grande partenza del Meta che prova a cominciare il secondo quarto così come è iniziato il primo. E intanto arrivano due punti, il fallo e il libero supplementare per Edu Perez. Siamo in religioso silenzio alla battuta di questo libero che viene realizzato. 7 punti per Perez, mentre c'è cambio, esce Ridolfi, al suo posto entra Spizzichini. Bistarelli, il tira si mette nelle mani di Rossi, si va proprio dal nuovo entrato, l'errore dal perimetro, il rimbalzo catturato da Perez. Coronini, Meschino isolato, si deve girare, il tiro senza paura Meschino, altri due punti per lui, fanno 4 nella sua partita, 22-10 Meta Formia che comincia il secondo quarto così come aveva cominciato il primo. Bistarelli, Spizzichini, palla nell'angolo, ancora Bistarelli, fuori ancora per Spizzichini, la palla che gira, finisce nelle mani di Meschini che sbaglia la tre, Coronini al rimbalzo, lotta e la tiene, dall'altra parte Meschino, pallone schizza e diventa buono per Mannarelli, poi Perez la perde per un attimo perché ancora Mannarelli si fa trovare pronto.
dall'altra parte del campo. Cronini, Porfido lontano però dalla zona pericolosa, qui lancia per il pallone sperando in una chiamata dell'arbitro. Al rimbalzo ci arriva Meschino, non riesce a realizzare e poi arriva il fallo. Fallo di Mannarelli. ...8-29... ancora da giocare nel secondo quarto, 22-10 per il Meta. E chiude la porta il Meta in faccia ai giocatori del Grottaferrata. Non c'è verso in questo momento di andare a segno per la squadra ospite. Il Porfido sbaglia, va a riprendersi il pallone, va a segnare. È un urlo di rabbia quello di Porfido. Se l'arbitro è andato a dire qualcosa proprio al giocatore con la maglia numero 16, probabilmente per l'esultanza, per il gesto dopo aver segnato. 24-10. Protezione del canestro da parte degli uomini di Rocco, devono forzare il tiro quelli del Grottaferrata che poi lottano duro al rimbalzo, ma il tiro è sbagliato. Cronini con calma. Poi accelera, arriva il fallo in partenza. Fallo di Ridolfi, abbastanza stupito, ma secondo fallo per Federico Ridolfi. Coronini, Meschino per Porfido, ancora Meschino, 5 secondi alla chiusura dell'azione. Mannarelli, 2-1, va al tiro, lo sbaglia la palla però non tocca il ferro. Non c'è possibilità di riprendere il pallone, ma c'è intanto il timeout chiamato da coach Busti. Un grande avvio anche di ripresa per il Meta, che ha lasciato a 10 il Grottaferrata. Chiaramente siamo solo all'inizio di questo secondo quarto, mancano ancora 7 minuti e 11 secondi, vuol dire che ne sono passati praticamente 2.40 circa, 2.49. Tutto ancora da giocare questo quarto e questa partita, ma i segnali sono sicuramente incoraggianti per coach Di Rocco. La sua squadra sta giocando contro la capolista senza alcun timore reverenziale, forte del fattore campo. Ecco che le squadre rientrano in campo. Rossi si affida a lui la squadra in partenza d'azione. Palla buona, ottocanestro, intercettata però da Meschino, era diretta a Ridolfi, un buono schema di Grottaferrata. Ancora una volta però l'attenzione difensiva del Meta a neutralizzare i tentativi della squadra di casa, della squadra ospite. Mentre entra Varga al posto di Perez. Cronini. Meschino che dà indicazioni proprio a Varga. E intanto Meschino va a segno. Anzi no, scusate, che era Cronini. A segno.
26-10, me l'ho perso nel guardare le indicazioni di Meschino a Varga. C'è un altro errore per qui del Grottaferrata. Adesso Meschino in possesso. Varga che va a subire il fallo. Era iniziata l'azione di tiro. Due tiri liberi per Varga. Uno su due alla data lunetta per Varga e poi commette fallo sulla partenza di Rossi ed esce Coronini, entra Di Rocco. Questi 6 minuti e 5 secondi del secondo quarto, 27-10. C'è un fallo, però io non ho capito. Time out per Di Rocco. Davvero non ho capito che fallo ha fischiato, e tantomeno chi l'ha fatto. Fallo è di Mannarelli, mi dice Tiziana Palombi dalla regia. Resto comunque un po' dubbioso, ma chiaramente io non faccio l'arbitro e ci dobbiamo fidare di chi fa questo di lavoro. È anche un lavoro abbastanza tosto, io massimo rispetto per la categoria. Intanto viaggia il Meta che aveva lasciato a zero per quasi metà del primo quarto il Grottaferrata e lascia praticamente a zero il Grottaferrata nella prima metà del secondo quarto. Il punteggio di 27-10, dove 10 è il punteggio. Il Grottaferrata era arrivato nel corso del primo quarto. Garofolo, Pistarelli si gira, bel canestro qui del numero 7 che pone fine all'astinenza lunga durata, ben 4 minuti. Porfido si libera di Bistarelli, scarica per Di Rocco, tutto molto bello, doveva chiudersi così. Era bello vedere Porfido alzare le mani al cielo indicando la tripla di Di Rocco ancora prima che il pallone raggiungesse il ferro. Ed è qui Garofolo sbaglia, il pallone che schizza, Di Rocco spazza come se fosse calcio, spizzichini. Lotta otto canestro, il ferro sputa letteralmente via il pallone. Alla fine della rimessa è per il Grottaferrata. Ferrata 30-12. Ancora un errore da parte della squadra capolista e il Formia che recupera l'ennesimo della sua partita. Di Rocco pronto a rientrare, Perez. Di Rocco cerca di far passare un pallone, quantomeno di prendersi un fallo, non riesce a fare nessuna delle due cose, invece pesca il contropiede di Rossi che da solo va a segnare. Meschino
Varga. Si perde il pallone, lo recupera però Meschino, pues, non arriva al rimbalzo come Varga. Presumibile che uscirà proprio lui, mentre recupera palla Porfido. Scappa dall'altra parte, 4 minuti alla fine del secondo quarto, 30-14 per il Meta, che adesso attacca con calma. Di Rocco si allontana dalla zona calda dell'area. Poi il fallo di Varga. Varga che ha segnato un tiro libero. Esce Meschino per far entrare Perez. Entra anche Coronini al posto di Porfido. Arrivato il momento, così come è arrivato nel primo quarto, momento in cui le pistole del Formia sparano a salve. Ma è assolutamente normale dopo l'intensità disumana tenuta per ormai più di 6 minuti. Arriva il fallo su Coronini. Fallo del numero 7. Del primo fallo di Bistarelli. Coronini in lunetta. Uno su due, poi Perez al rimbalzo. Credo abbia subito fallo. Sì, fallo di Brenda, che manda in lunetta Perez. Si fa 2 su 2. Entrambe le squadre in bonus. 33-14. Ancora l'errore. E bravo Varga a rimbalzo. Coronini. Sentite il tifo dei tifosi formiani per un Meta che sta veramente deliziando quest'oggi. Coronini da fuori, tiro che esce corto dalle mani del numero 8, ma si lotta al rimbalzo. Coronini poi prova a fare un miracolo per mantenere il possesso, ci riesce a metà, ma è grotta ferrata, spreca tutto e con 2 minuti e 43 secondi si ferma il cronometro, perché deve chiamare time out coach Stefano Busti. Deve necessariamente fermare il gioco per capirci qualcosa e anche farla capire ai suoi, che in questo momento sembrano abbastanza in balia di un Meta che non sta facendo prigionieri. 33-14. Certo, mai come in questo sport non si può dire che è finita finché non si sente l'ultima sirena del quarto quarto. In questo gioco più che in altri la partita si decide alla fine e può letteralmente succedere di tutto. Quindi vi consigliamo vivamente di restare sintonizzati sui nostri canali fino alla fine della partita. Mannarelli per Di Rocco. Il
palleggio di Rocco, si va da Coronini, si gira, lascia andare il pallone, alla fine la rimessa è per Grottaferrata. Palleggio insistito di Rossi, si va da Garofolo che lo si deve fermare, c'è un fallo credo di Rocco, sì. Primo fallo di Rocco, risultato sono due tiri liberi perché l'abbiamo detto, lo ripetiamo, le squadre sono in bonus, raggiunto il limite dei falli mentre c'è l'errore per Brenda. Zero su due di Brenda. Garofolo a regalare i suoi una nuova occasione. Bistarelli per Rossi, palleggio, arresto e tiro. Non facile, più difficile di quello che si possa sembrare questo tiro. Di Rocco, Coronini, Perez dentro per Varga, fa sportellare sotto canestro, poi sbaglia da due passi. Attenzione perché questa può essere la fase della partita in cui risale la china la squadra ospite. Arrivano due punti di Brenda dopo aver sbagliato due tiri liberi. 33 a 18. Coronini si perde il pallone per un attimo, poi si mette nelle mani di Perez. Parte il numero 17! Allunga la falcata e lascia tutti per strada. Due punti per Perez, che sono un messaggio. Va che non abbiamo mica finito di giocare. Rossi ci prova da tre, primo ferro al rimbalzo, però ci arrivano le maglie nere, blu e di tanti altri colori, mentre arriva intanto la tripla di Spizzichini e time out. Primi punti nella partita di Spizzichini, che adesso aveva collezionato solamente un fallo. ...35 a 21. Non sono più 19 i punti di vantaggio, questo è stato il massimo vantaggio del Meta in questa partita, massimo vantaggio maturato in questo secondo quarto. Questi punti sono 14, sono comunque tanti se pensiamo che dall'altra parte c'è una macchina quasi perfetta, quella del Grottaferrata, che sta comandando questo girone. Di conseguenza sono anche pochi, proprio perché se questa macchina dovesse cominciare a girare per bene, possono sorgere problemi per la squadra di Rocco. Certo è la partita che ci aspettiamo. Intanto Perez da fuori, la tripla sbagliata, Mannarelli, una presa da giocatore di football al rimbalzo, poi combatte Varga, ancora Varga, questa volta riesce a mettere dentro un tiro. Cinque secondi alla fine del secondo quarto, arriva il fallo di Spizzichini, passi. E con 4 secondi da giocare, il Formia può chiudere il secondo quarto in possesso.
anche cercando magari il tiro. 3, 2, 1 sulla sirena, palla prende il ferro, l'errore, ma poco conta perché si chiude il secondo quarto e la prima parte di questa partita, 37 a 21 per il Meta. Mi raccomando, restate qui con noi perché la partita è lunghissima e sono altri 20 minuti e due quarti da giocare. Dovete gustare Tiziana Palumbi, vi lasciano per qualche momento e vi danno appuntamento sempre qui per il secondo tempo, il terzo quarto di Meta Formia Grottaferrata. Ed eccoci qui in diretta dal Pala Fabiani per assistere al terzo quarto, inizio del secondo tempo tra Meta Formia e Grottaferrata. Il Meta che con un grande avvio di primo quarto e un grande avvio di secondo quarto conduce per 37 a 21. Il primo possesso è per il Grottaferrata, la capolista che sta trovando oggi però un muro eretto dalla difesa del Meta. Stavolta comincia però a segnare subito il Grottaferrata con Spizzichini. Cronini per Meschino. Si gira, più in appoggio al tabellone che non va subito dall'altra parte. Il Grottaferrata di corsa ci mette la mano e recupera palla a Norbedo. Sta una delle costanti del primo quarto, le palle rubate per il Meta. Porfido dalla sua mattonella, il ferro questa volta gli dice di no, l'ultima deviazione è di Varga. La rimessa è per il Grottaferrata. Garofolo, il quintetto con Spizzichini, Rossi, Bistarelli e Brenda. Proprio Spizzichini che ci prova da tre, ferro gli spedisce fuori il tiro. Norbedo, Varga, Coronini, Porfido e Meschino invece per il Meta in campo. Consegnato il pallone per Coronini che si va a mettere in un imbuto e perde palla. Palleggio, arresto e tiro e due punti per Bistarelli. Ha iniziato con le marce alte il Grottaferrata in questa partita per cercare di ridurre il gap. Sono 12 adesso i punti che dividono le due squadre. Coronini va a prendersi il fallo di Spizzichini. Anche questa è stata una costante nel corso dei primi due quarti, i tanti falli spesi dal Grottaferrata e tanti falli trovati dal Formia. Cronini per Norbedo, mezza idea che non diventa intera. Norbedo si prende spazio, il tiro però esce corto, al rimbalzo ci va Varga che conquista il fallo stavolta di Garofolo. Manda in lunetta il numero 11. Due su due per Varga dalla lunetta. I primi punti della Meta in questo terzo quarto. Rossi, Garofolo, Bistarelli, il palleggio entra in area e va a segnare due punti difficili, importantissimi per non perdere il ritmo per il Grottaferrata a caccia di punti per recuperare questa partita. Coronini si butta dentro, subisce anche il fallo e per poco non converte due punti. Fallo di Rossi.
e già 3 falli per il Grottaferrata quando mancano ancora 7 minuti e 35 secondi per chiudere il terzo quarto. Il momento a segno solo dalla lunetta il Meta, ma va bene così perché Colonini fa 2 su 2. Garofolo, Mistarelli, è lui che sta guidando l'attacco del Grottaferrata, questa volta però si infrange contro il muro difensivo del Formia. La palla per Norbedo, non riesce però a realizzare, l'ultimo tocco è del Grottaferrata, la grinta dei giocatori del Meta che esultano anche su questi fondamentali riusciti. Colonini, fuori per Norbedo, cercato e trovato Porfido, dentro per Varga, attende il taglio, arriva, la palla esce fuori per Colonini, palleggio, arresto e tiro quasi sulla sirena, la palla non va lontana da entrare ma prende il ferro, c'è però il fallo di Varga, andrà a lottare al rimbalzo, adesso si va a sedere per far entrare Perez. Terzo fallo per Filip Berzica Varga. Però sia anche il primo giocatore a toccare quota 3, se non ho portato male i conti. E si libera il tiro e la tripla di Rossi quasi dal nulla. E Grottaferrata che piano piano ricuce lo strappo, 41 a 30. Perez, Meschino, Porfido, il tiro sporcato da Brenda e time out per Di Rocco. Grottaferrata che ha iniziato benissimo questo terzo quarto, ...9 punti a 4 per la squadra ospite che ha ridotto il gap, che aveva raggiunto anche quota 19 a un certo punto del secondo quarto, che si è poi chiuso con 16 punti di scarto, adesso sono 11. Di Rocco che ha dovuto fermare il gioco perché i suoi è iniziato invece con le marce più basse rispetto agli avversari questo terzo quarto. La necessità di raggrupparsi, di cercare il modo di ritrovare quella verve che ha consentito al Meta di portarsi avanti di quasi 20 punti. Rossi, il fallo di Norbedo, mentre al posto di Spizzichini entra Meschini, 5 punti per lui nel primo quarto e niente più. Vedremo l'apporto che saprà dare alla squadra in questi 6 minuti spiccioli del terzo quarto. Beh, arriva il tapin, c'è sotto il canestro di Brenda, mentre dall'altra parte Norbedo è stato stoppato praticamente. Vado ad attaccare sul lato cieco della difesa del Grottaferrata. Norbedo, Coronini, Varga e Perez a prendere posizione, va a segnare, il canestro non vale, fa infrazione di passi per il numero 17,
Rotaferrata che a meno 9 torna in possesso. Bistarelli, Ridolfi per Rossi, il blocco di Meschini, c'è il fallo però. Il fallo di proprio di Meschini che ha portato questo blocco e time out per il Grottaferrata. Terzo fallo per Meschini, che raggiunge quindi Varga. Quattro falli per il Grottaferrata, due per il Formia in questi 5 minuti e 40 che restano da giocare nel terzo quarto. 41-32, Grottaferrata che si è riportato nella singola cifra di svantaggio con un ottimo avvio di terzo quarto per regalarci una partita sempre entusiasmante. Si scontrano due delle prime tre squadre di questo campionato. Cronini, Porfido, Norbedo, ancora Porfido, Cronini, si libera spazio per Norbedo, prova a prenderselo tutto, palla per aria, poi alla fine Perez a mettere dentro due punti. Buona l'uscita dal time out degli uomini di Rocco. Rossi, Ridolfi, ancora per Rossi, ruotano tantissimo gli uomini della Grottaferrata, alla fine Varca a linea Bistarelli. Buona la difesa. Si è riportata a più 11 il meta. Cronini, Norbedo, ancora spazio della penetrazione, poi lascia Perez fuori per Meschino, gliela ruba Norbedo. Cronini, si butta dentro Cronini e due punti difficilissimi e anche molto belli da vedere per Cronini. 4 in questo terzo quarto, sono 11 in totale, poi arriva il fallo di Porfido a bloccare Care Bistarelli. Quarantacinque a trentadue, 4:24 allo scadere. Meschini, spalle a canestro, si gira davanti a Luce Porfido, riesce a scaricare fuori per Bistarelli che trova un blocco davanti a sé, scarica fuori per Rossi, palleggio, il tiro di Rossi difficile, il ferro glielo sputa, al rimbalzo ci arriva però Ridolfi e sono due punti. 4-5-3-4, 4 minuti. Coronini, Perez, si gira, chiuso, deve tirare forzando e sbagliando. Rossi, si mette la mano Norbedo, pallone che schizza fuori, la rimessa sarà per il Grottaferrata. 18 secondi per chiudere l'azione. Meschini, Rossi si prende spazio da tre, la tripla di Rossi. Quarantacinque a trentasette, Perez, passaggio sbagliato, Meschino ci mette una mano e recupera. 5 secondi per chiudere l'azione. Porfido avanza un secondo, deve forzare il tiro che esce corto dall'altra parte. Meschini deve rimetterla fuori per Ridolfi.
Ancora però il Grottaferrata al rimbalzo. Arrivano altri due punti per il Grottaferrata. Bistarelli costringe Di Rocco a chiamare il timeout. 5 punti adesso a dividere le due squadre. Ve l'abbiamo detto, mai dare niente per scontato in questo gioco, mai pensare che la partita sia finita, perché dal più 19 adesso c'è un misero più 5, perché Grottaferrata in questo terzo quarto è entrata finalmente in partita, finalmente per lo spettacolo chiaramente, lo diciamo da spettatori neutrali quali dobbiamo essere in sede di cronaca. ...18 punti... ...in questo terzo quarto per il Grottaferrata... Infatti il punteggio dovrebbe essere 45 a 39. C'era qualcosa che non mi tornava e infatti si va a ritoccare il tabellone. I punti sono 6, non 5 di vantaggio, due possessi pieni per il Meta. 2 minuti e 56 secondi. Cronini, già difficile l'uscita per il Meta. Perez, meschino, si fa rubare palla, per sua fortuna Rossi finisce fuori col pallone. 11 secondi per chiudere l'azione. Cronini, ignora tutti, poi va da Norbedo che deve tirare. Al rimbalzo ci arrivano gli uomini in maglia nera. La chiamo nera anche se è un blu scuro con tanti altri colori in mezzo. C'è il rosso, c'è questo disegno di fulmini in bianco. Quel tiro sul ferro e Perez al rimbalzo. Coronini. Cambio con Perez, ancora Colonini, il blocco di Perez, Colonini si butta dentro, lascia il pallone per aria, non c'è il fallo ma ci sono due punti. Torna a segnare il Meta. Ed è qui Meschino, gli ruba palla, poi non si accorge più di dove è finita. Norbedo dall'altra parte va a prendersi il fallo, due tiri liberi, fallo di Bistarelli. Secondo fallo per lui e Norbedo in lunetta. Sbaglia però il secondo libero e si resta alla singola cifra di vantaggio per la squadra di casa. Qui Ridolfi, un aggancio in aria, il fallo di Colonini. Mentre c'è il cambio, entra Mannarelli al posto di Norbedo. Si deve ripetere il cambio. Viene segnalato il secondo fallo di Coronini. Meschini, Bistarelli si muovono per trovare spazio per la tripla. Ancora una volta segno di Rossi,
che sta andando a segno solo da 3 in questo terzo quarto, 9 punti per lui con 3 tiri dall'arco. Coronini, Porfido, Meschino, il blocco di Perez che poi si butta dentro. Coronini, 5 secondi, deve forzare il tiro che entra e sono 3 per Coronini, che sta prendendo in mano la squadra in questo terzo quarto. Rossi ci prova ancora da lontano, questa volta però il primo ferro gli dice di no, al rimbalzo delle maglie bianche di coach Di Rocco il fallo di Brenda. C'è il cambio, entra Di Rocco al posto di uno zoppicante Meschino. De Brenda raggiunge il terzo fallo. E Coronini va in lunetta. Sbaglia il primo libero. E ritrova la doppia cifra di vantaggio il Formia, 5-2, 4-2, 43 secondi da giocare. Poi si andrà all'ultimo corto intervallo di questa partita, l'intercetto di Mandarelli che scappa via e va a mettere 2 punti in contropiede. Mancava lui a segno tra i giocatori che hanno messo piede in campo per il Meta, sono arrivati 2 punti di Mandarelli. Rossi, ancora prova a intercetto Mandarelli, questa volta non ci riesce. Perez sotto canestro, si varca la linea e la palla è per il Grottaferrata. Non è molto d'accordo Perez con questa chiamata. Tre secondi però solo per il Grottaferrata. Per chiudere questa azione possono bastare per costruire un tiro. E infatti arriva subito pescato al centro Brenda che va a mettere 2 punti. Facili facili, poi palla recuperata. Attenzione, 2-1, arriva il tiro sbagliato. E finisce qui il terzo quarto, ultimo intervallo di questa partita. 54-44 Meta, 10 punti di differenza tra le due squadre. Restate con noi, tra poco il quarto e ultimo quarto di questa partita. Si rientra in campo per l'ultimo capitolo di questa storia. Meta Formia in vantaggio sul Grottaferrata di 10 punti, 54-44. Questo 4 che torna nell'ultimo quarto di questa partita. Coronini la prende larga, trova Perez, si va da Porfido, tiro forzato che entra. Porfido, attenzione all'ultimo quarto del numero 16, se entra in ritmo sono dolori per il Grottaferrata, che nel frattempo deve recuperare 12 punti adesso. Rossi, Meschini, fuori per il numero 10 che va attivo da 3, l'errore di Tretta, si lotta al rimbalzo, ne esce vittorioso in qualche modo Mandarelli. Coronini, crossover di Coronini fermato fallosamente dal numero 8, il fallo di Ridolfi, dovrebbe raggiungere due suoi compagni a quota 3, sì. Terzo fallo per il numero 8, così come Meschini, così come Brenda, così come Varga per il Meta. Coronini, testa a linea di fondo, cambio di possesso, errore banale di Coronini, regala il possesso al Grottaferrata, 5-6-4-4. Tretta, Di Rocco ci mette una mano ma non basta, Rossi da fuori e sono altri 3 punti per lui, sono 18, diventa il miglior marcatore di questa partita Rossi, superando a quota 17 Coronini.
Perez, fuori proprio per Coronini che tira, parabola alta, primo ferro, rimbalzo corto preso dai uomini di coach Busti. Rossi, Meschini, ancora Rossi, perde il momento per tirare, allora va da Ridolfi, fuori per Meschini, si cerca ancora Rossi ma non lo si può trovare perché in questo momento è marcatissimo. Allora ci prova Tretta, da tre, secondo ferro, il rimbalzo preso da Porfido che va da Mannarelli, fa saltare a vuoto Meschini e sono due punti per Mannarelli. Fly by di Meschini. 30, Rossi ancora con l'opportunità di armarsi da tre, questa volta il ferro gli dice no, ancora una volta Porfido a prendersi il pallone e il fallo di Meschini. Questo è il primo giocatore a toccare quota 4 falli e va a sedersi per far entrare Spizzichini, probabilmente lo rivedremo prima della fine di questa partita. In campo il numero 18. Intanto 11 punti a dividere le due squadre, 58-47 per il meta. Coronini, Porfido, Perez si mette nelle mani di Mannarelli, Di Rocco, ancora Di Rocco, e c'è il fallo c'è un quarto fallo e dovrebbe essere stato Ridolfi. Coronini intanto in palleggio, si perde il pallone trovato da Spizzichini. Spizzichini, Tretta per Rossi, primo ferro al rimbalzo, però ci arriva Ridolfi da solo a prendere questo pallone e a metterlo dentro. 49 per il Grottaferrata, 58 per il meta. Colonini si perde il pallone, lo raccoglie Perez che spalla a canestro, mette due punti rimettendo le cose a posto, 60-49. Tretta per Spizzichini, costretto sulla linea di fondo, ancora Tretta, gioca bene Grottaferrata ma non segna. Coronini fuori per Di Rocco, Perez, passi di Perez in partenza. Sei minuti e 23 secondi da giocare prima di chiudere questa partita e mandarla agli archivi. Il Formia è avanti, Grottaferrata che attacca, Rossi fa la messa fuori, linea di fondo, Spizzichini trovato sull'arco, palleggio, arresto e tiro di Spizzichini, primo ferro e rimbalzo ancora preso da Porfido, è servito sulla corsa, ignorato Mannarelli, si preferisce Coronini. Porfido da lontanissimo, secondo ferro, Perez vola al rimbalzo ma la prende Ridolfi. Mannarelli, l'intercetto poi completato da Coronini. Pioggia di applausi per Mannarelli che si rende protagonista di questi intensissimi recuperi difensivi. Coronini, butta dentro, poi subisce il fallo di Ridolfi.
anzi no, il fallo è di Garofolo. Formia che nella prossima giornata, 24 febbraio, va a fare visita alla Stella Azzurra Viterbo. Grottaferrata invece in casa ospita il Sora. Mentre ci sono passi di Colonini che tra altre cose ha preso in pieno in faccia Rossi. Si rotola per terra. Poi rimettersi in piedi, Colonini gli parla, cioè. ...5-15 da giocare, 60-49. Ancora si discute nella zona di Coronini e Rossi. Per De Ridolfi esce, sul posto entra Bistarelli. Suonato la carica nel terzo quarto, prima che poi arrivassero le triple di Rossi. Finalmente si può riprendere a giocare. Garofolo, il fallo di Porfido, terzo fallo per Porfido. Mannarelli non riesce ad anticipare Rossi. Bistarelli si lotta, l'ultimo tocco è di Coronini. Pizzichini non è riuscito a tenere il pallone, 6 secondi per il Grottaferrata per chiudere questa azione offensiva e cercare di riportarsi sotto la doppia cifra di svantaggio. Time out intanto comandato da Stefano Busti. Ricordiamo i direttori di gara sono Remigio Bova di Roma e Alessandro Fornaro di Mentana. 60-49, il miglior marcatore in questo momento è Rossi del Grottaferrata con 18 punti, segue Coronini a 17, poi 15 di Perez. So di fare un poco di statistica in questo momento di pausa dal gioco. Se n'è andata a metà del quarto, siamo davvero in vista del traguardo, anche se 4 minuti e 53 secondi sono lunghissimi in questo sport. Mentre il Pala Fabiani coglie con un boato i giocatori che rientrano in campo, c'è un tifo da stadio qui al palazzetto perché il Meta è in vantaggio sul Grottaferrata, capolista di questo campionato, e continua a difendere con un'intensità impressionante. Vola al rimbalzo Perez, Coronini chiama le rotazioni, Coronini, Mannarelli si libera, Perez fuori per Di Rocco, 5 secondi. Coronini deve forzare il tiro, la fortuna vuole che sul rimbalzo ci arriva prima di tutti Perez. Porfido, Coronini, mano in faccia di Bistarelli e fallo, e sono due tiri liberi per Coronini.
che ritorna avanti a tutti per canestri segnati, sono 19 con questo 2 su 2 dall'arco, dall'arco chiaramente, dalla lunetta. Spizzichini, Bistarelli per Spizzichini, subito gira veloce per Garofalo, la palla stoppata alla fine se la tiene Porfido che si gira e se ne va. Attenzione a questo attacco del meta, Mandarelli con tempo e spazio, primo ferro al rimbalzo, ci arriva Porfido, Coronini, Coronini è per Porfido, il tiro da tre, secondo ferro, Mandarelli troppa spinta, non ci arriva, lamenta una spinta che gli arbitri però non gli concedono, si libera lo spazio per la tripla di Rossi che da lì è una sentenza. 21 punti per Rossi, 15 sono arrivati da 3 punti di Rocco, cerca spazi, non ne trova, 5 secondi, 4, deve minare la palla per aria e di Rocco i punti numero 4 e 5 della sua partita, 64 a 52, si tiene avanti di oltre 10 punti il meta, poi arriva la tripla di Spizzichini, si affida al tiro da 3 Grottaferrata per cercare di recuperare questa gara, 64 a 55, 2 minuti e 38, 15 secondi allo scadere dei 24 di Rocco. Porfido si gira, il tiro morbido al rimbalzo, ci arriva Perez, la toccano anche voi di Grottaferrata, alla fine Rossi riesce vincitore che si gira e va dall'altra parte, trova Bestarelli che si perde per un attimo il pallone, deve tornare da Rossi, Spizzichini si butta dentro, poi cerca un passaggio non semplicissimo per Brenda che non la trova più, cambio di possesso, palla per il meta, cambi per il Grottaferrata, meta in campo con Di Rocco, Coronini, Mandarelli, Perez e Porfido. Coronini, c'è un fischio, fallo di Spizzichini, si giunge al lotto di giocatori con 3 falli e manda in lunetta Coronini, sbaglia però il primo dei 2 tiri liberi, terzo errore dalla lunetta per Coronini quest'oggi, entra però il secondo. Bistarelli per Rossi, Coronini che va a marcarlo forte per evitare che possa ancora una volta tentare la tripla, fallo qui di Rocco, Rossi da 3, questa volta sbaglia al rimbalzo, la tocca per ultimo Perez, la rimessa è per il Grottaferrata, manca 1 minuto e 42 secondi alla fine di questa partita. Rientra Norbedo al posto di Rocco per il meta, Rossi, Ridolfi, crossover di Ridolfi, il tiro sbagliato al rimbalzo, la tocca Coronini e poi perfezione, recupera Norbedo, ultimo minuto e mezzo che se ne sta andando di questo quarto quarto, pescato bene qui Porfido da Coronini, 2 punti, vuole il fallo Porfido, l'arbitro non glielo dà e sul time out chiamato arriva l'esultanza di tutta la panchina e di tutto il Palafabbiani con Meschino che ha arringato la folla,
come se non bastassero gli altri due punti di Porfido che sale al 9, come se non bastasse il 67-55 che vedete sul tabellone, come se non bastasse tutto questo e una capolista che sta soccombendo sotto i colpi della meta. C'è Meschino che arringa la folla e il Palafabbiani che risponde presentissimo quest'oggi nella partita, perché questa è la partita di questo girone di ritorno per il Meta, per dire la sua in modo chiaro e netto. Anche Coronini qui che chiama il suo pubblico. Ridolfi, Rossi trova spazio, lascia Bistarelli, la penetrazione di Bistarelli, si perde il pallone, lo raccoglie Porfido che poi deve dribblare proprio Bistarelli caduto a terra, consegna per Coronini, Perez, Norbedo nell'angolo, Mannarelli ancora, Norbedo vuole sfruttare tutto il cronometro, il Meta, Norbedo 7, 6, 5 secondi, Perez nell'angolo per Porfido che arma il tiro da 3 e al rimbalzo il tapine di Perez che urla verso i suoi tifosi. I due punti di Perez sono il colpo del KO, 69-55, Formia che vede il traguardo a farsi sempre più vicino, mentre la palla è per il Meta sul recupero di Mannarelli. 69-55, 32 secondi da giocare, il Formia può iniziare a festeggiare, mancano chiaramente 32 secondi, ma il Palafabbiani già sta festeggiando da un pezzo. Perez, c'è Porfido tutto solo dall'altra parte che aspetta con calma, si fa il giro di tutto il campo e lascia il pallone a Coronini. Porfido per Mannarelli che ci prova da fuori e sono 3 per Mannarelli, game, set and match per il Meta Formia che schianta la capolista, 72-55 dopo una partita perfetta. Arriva poi la tripla a chiudere la partita della Grottaferrata ad aggiornare il risultato, ma quello che conta è che il Meta ha schiantato la capolista e si è presa con autorità una vittoria meritata per dire la sua in questo girone di ritorno. Non c'era modo migliore. Vince la squadra di Dirocco che nella prossima partita andrà a fare visita alla Stella Azzurra Viterbo e con gli uomini proprio di Dirocco, con tutto lo staff a festeggiare al centrocampo. Sulle immagini che vedete non mi resta che salutarvi da Davide Guzzardi in cuffia e Tiziana Palombi alle riprese per la cronaca di Meta Formia Grottaferrata dal Palafabbiani. È tutto, restate con noi per le interviste del post partita e poi con tutti gli appuntamenti sempre qui, sempre con noi, sempre su Telegolfo. Capolista, siamo con due dei protagonisti di questa vittoria importante, di Rocco e Coronini. Cominciamo proprio da te, è stata una prestazione, noi tante volte qui con anche il vostro allenatore ci divertiamo ad analizzare le prestazioni dei singoli. Oggi c'è da dire una cosa, non c'è un singolo su cui puntare, è stata una prestazione collettiva davvero straordinaria. Sì, infatti la dimostrazione è che comunque abbiamo fatto una grande difesa e in difesa si deve giocare per forza di squadra e siamo partiti benissimo, li abbiamo messi in difficoltà e comunque quella falsa partenza che hanno fatto ce la siamo tirata da dietro per tutta la partita, un'ottima prestazione di gruppo. Un'altra delle cose a cui spesso ci fermiamo a riflettere sono le battute a vuoto che avete nel corso della partita, ne parliamo spesso con il vostro allenatore, ne parliamo anche con i vostri compagni quando vengono ai nostri microfoni,
oggi non c'è stato nulla di tutto questo, quindi il Parma si è definitivamente tolto da dosso quello che era un problema che si era trascinato un po' per tutta la stagione. Oggi non c'è stato un momento a vuoto per 40 minuti. Sì, partita solida, veramente solida. Siamo stati cinici nei momenti importanti della partita quando loro cercavano di recuperarci. Comunque loro è una squadra che ha dimostrato sul campo quello che vale, secondo me merita il primo posto, molto quadrata. E abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, volendo noi siamo anche questi, quindi lo dobbiamo volere però. Una partenza molto intensa sia nel primo che nel secondo quarto, avete lasciato a zero praticamente nel primo quarto il punteggio per la capolista, li avete lasciati a zero perché avevano finito a 10 il primo quarto, ma per metà del secondo non hanno segnato. Era così che l'avevate preparata, cioè partire molto forti e sfruttando magari quella che poteva essere, anche se non era chiaramente prevista, come già hai detto tu prima, la falsa partenza degli avversari? Beh, diciamo che ci tenevamo abbastanza a fare bene questa partita, ma come del resto tutte le volte in casa. Poi quando comunque difendi così bene vai anche un po' più carico in attacco, quindi il segreto è stato quello. Abbiamo fatto il nostro fisicamente in difesa e poi in attacco ci siamo passati bene la palla, ci sono entrati i canestri, come ha detto Giovanni, quando loro cercavano di recuperare siamo stati bravi a mantenerli a distanza e questo poi ha fatto il risultato finale che ci premia. Come nel terzo quarto, quando effettivamente c'è stato il ritorno del Grottaferrata, siete stati, questa era la domanda insomma che avevo fatto un pochino prima, perché magari tante volte in quei momenti lì, quando la squadra avversaria prende ritmo, si vede un momento di stand by della vostra squadra, invece avete mantenuto un'aggressività e un'intensità notevoli, si è visto nelle esultanze, non per i canestri ma tante volte per una palla uscita fuori, per una difesa, per un blocco fatto bene, per tante cose fatte da tutti i vostri compagni. Ma sì, guarda, veramente è stata una partita solida, lo ripeto, perché nonostante pure l'assenza di Pablo, importantissima per noi, siamo riusciti a colmare questo divario, diciamo, che la sua assenza ha portato. E, sì, abbiamo fatto bene la fase difensiva, cosa che abbiamo parlato tanto in questo periodo, visto il calo che abbiamo avuto nell'ultimo periodo della stagione, è un punto di partenza questo secondo me. Punto di partenza per un girone di ritorno che sta entrando nel vivo e la partita di oggi dice che il Formia è lì e se la giocherà fino all'ultima partita. Ma sicuramente, io credo tantissimo in questa squadra, in questi compagni, l'abbiamo dimostrato, ci sta ma non ci sta un calo, adesso cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile insomma. Andare avanti già dalla prossima che si va a Viterbo e per sfidare una partita di quelle magari un po' complicate da leggere, perché contro una squadra di metà classifica magari non sai mai bene bene cosa ti puoi aspettare. Beh, in realtà la loro posizione in classifica è un po' falsata, nel senso che ora a dicembre si sono rinforzati, hanno preso due giocatori molto forti, per cui sarà una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato all'andata. Poi comunque il loro campo è abbastanza complicato, è una trasferta lunga, però del resto la partita parte 0-0, dipende da noi. Noi sicuramente cercheremo di fare il massimo, perché tutte queste partite sono dei test e meglio li affrontiamo ed è tutto bagaglio che ci portiamo dietro poi per affrontare al meglio i playoff. Ecco qua, stretti ma in buona compagnia, io vi lascio presentare al nostro pubblico e magari ci sta guardando magari per la prima volta e non sa io con chi ho a che fare oggi. Buonasera, Ansel Perilli, preparatore fisico della squadra. Roberto Tartaglione, buonasera a tutti, solo il presidente. Semplicemente il presidente. Cominciamo proprio dal preparatore, perché oggi si è vista una cosa importante, cioè una squadra che per 40 minuti ha scatenato letteralmente l'inferno, lottando su ogni pallone, dai rimbalzi alle palle recuperate, alle palle rubate da sotto al naso agli avversari. La tenuta fisica della squadra è stata un po' sottovalutata in ingrandimento per tutta la stagione fino adesso, se serviva una conferma oggi è arrivata. Sì, i ragazzi sono stati bravissimi, hanno iniziato la partita col giusto atteggiamento e hanno mantenuto quell'atteggiamento per tutta la partita. E non c'è altro da dire, quindi io faccio solo i complimenti a loro e non prendo meriti, sono stati bravissimi loro stasera. Allora, andiamo dal presidente parlando di una vittoria, quella di oggi, che
al di là del punteggio, insomma, del divario che ha staccato le due squadre alla fine, ha testimoniato un Formia davvero davvero presente contro una vera e propria corazzata di questa stagione. La soddisfazione di vedere un palazzetto pieno a fare il tifo e i suoi giocatori esultare anche magari per una palla persa lontanissimo dal canestro. Beh sì, è stata una partita pronti via proprio, perché come avete visto io credo che loro per 6 minuti non hanno segnato. Noi non è che abbiamo avuto percentuali altissime all'inizio, però non far segnare loro è stato molto molto importante. La cornice del pubblico era molto bella, c'era tanta gente e questo vorremmo vedere tutte le domeniche qui. E poi io faccio i complimenti a tutti, al coach, al preparatore, al vice, a tutti i ragazzi, perché sono stati veramente... Ho rivisto il Formia di inizio stagione. Anche perché è iniziato il girone di ritorno, quindi sì, come se fosse iniziata un'altra stagione che poi ci preparerà e ci accompagnerà fino all'inizio di quella che è una stagione a parte, che sono... i playoff. La prestazione di oggi, oltre che essere molto rassicurante, è sicuramente anche molto bella da vedere, onestamente, per noi che abbiamo avuto l'opportunità di guardarla da lì, lascia quindi ben sperare per quella che sarà la post season. Bisogna affrontare tutte le partite come si è affrontata quella di oggi, perché come dici tu giustamente, abbiamo iniziato il girone di ritorno, poi inizia un nuovo campionato, lo sappiamo tutti, playoff è un campionato nel campionato, non è che chi arriva primo vince il campionato, anzi negli ultimi anni credo che nessuna squadra arrivata prima ha mai vinto poi il campionato, quindi bisogna tenere questo tipo di ritmo nelle partite, questo atteggiamento, e nella speranza che rientriamo anche di qualche acciacco che abbiamo tra i ragazzi. Abbiamo Rodriguez fuori credo per un paio di settimane, forse qualcosa di più, Meschino non era al 100%, però dai, andiamo avanti così, che è una gran cosa. Meschino l'abbiamo visto effettivamente uscire dal campo già nel primo quarto un po' zoppicante, e quindi a questo punto la domanda è: quanto tempo starà fuori Rodriguez e se appunto le condizioni di Meschino sono recuperabili nel giro di una settimana? No, Meschino già sta bene, in realtà era stanco perché si è allenato poco in settimana, però dovrebbe star bene, sta bene in realtà. E Pablo Rodriguez speriamo non più di 3 settimane, ce lo auguriamo tutti, comunque vabbè, speriamo anche meno, non lo so. No. Cos'è che lo sta tenendo fuori? Ha avuto una distorsione al ginocchio e quindi insomma, fortunatamente non c'è interessamento dei legamenti, però sono sempre cose molto delicate, quindi poi dovrà tornare bene, insomma, non è che può rientrare pronti via e si rimette in campo, quindi... Vabbè, l'età è una questione mentale tante volte e... Avevo una domanda che mi sono dimenticato, quindi improvviso, proprio la condizione fisica che abbiamo visto oggi è mantenibile nel corso di questo girone di ritorno? Cioè il lavoro che avete fatto in serie di preparazione, quello che svolgerete durante la settimana, può garantire prestazioni di questo tipo, o era anche l'adrenalina di affrontare la capolista e di essere riusciti, come ha detto giustamente il Presidente, a tenerli a zero nel primo quarto per metà e praticamente a zero per metà del secondo quarto? Ma io credo che la preparazione fisica sicuramente col lavoro si può mantenere, anzi in realtà manca ancora molto, quindi c'è da lavorare giorno dopo giorno, e solo in questo modo si può star bene fisicamente, non c'è altro modo, non ci sono scorciatoie. L'altra domanda qual era, scusami? L'altro pezzo della domanda era solo questo. No, era fondamentalmente questo. Niente, ci vuole solo lavoro, concentrazione, poi è ovvio che quando giochi con questo pubblico, contro la prima in classifica, con tante motivazioni, ecco, l'adrenalina, come hai detto tu, aiuta a mantenere quel livello altissimo, però dobbiamo trovare quel livello anche quando non c'è adrenalina, in ogni occasione, quindi sta solo a noi, sta nella nostra testa e dobbiamo continuare a lavorare come adesso stiamo facendo. Sull'adrenalina, sul gruppo, chiudiamo con il presidente, voglio rubare una battuta, una considerazione su una squadra che ancora una volta, quando gioca in casa, comunque ha visto andare a segno praticamente tutti i giocatori coinvolti in campo. Noi abbiamo parlato con i vostri ragazzi poco fa e
abbiamo testimoniato proprio il fatto di come tante volte si parli di un singolo giocatore che fa una grande prestazione, oggi c'è stata una grande squadra che ha fatto una grande prestazione. Beh sì, oggi abbiamo, beh, attenzione, le partite si vincono di squadra, non si vincono con una persona, o meglio, sicuramente può capitare che in una partita ci sia un leader, ci sia una persona che dia di più, ma le partite si sono sempre vinte di squadra, assolutamente. Io sono quello che professa sempre che vorrei avere una squadra di 10 giocatori, da 10 punti a testa. Sono tanti. No, basterebbe avere una squadra di 10 giocatori da 20 minuti e 10 punti a testa, avresti la squadra più forte del mondo.